sentiva che l'Italia stava cominciando a rappresentare qualcosa di estremamente importante. L'Italia ha tenuto la testa alta in tutto quel periodo, cosa che in altre occasioni forse non è avvenuta. L'Italia ha saputo dire ad un certo punto: noi abbiamo l'autorità di comportarci come il nostro paese richiede di dover fare, senza subire pressioni, soprattutto in termini di umanità. L'Italia non ha voluto seguire una linea dura che si era impostata in quel momento e che si è dimostrata poi assolutamente fallace, e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Ma facciamo un passo indietro. Un inviato negli Stati Uniti per vedere come si poteva organizzare il nostro arrivo là, fermi dell'esperienza precedente in cui in altri luoghi avevamo dovuto patteggiare la sede dove materialmente sistemarci, è vero, parlo in particolare del Kurdistan dove avevo avuto un'esperienza personale. Trovai un ambiente estremamente freddo. Mi fu detto: ma perché non mandate là un battaglione del genio per fare dei lavori? Cioè, l'Italia non era gradita inizialmente a livello internazionale, soprattutto perché sussisteva un legame di fatto tra gli Stati Uniti e Haidit, il personaggio che poi emerse come autorità più importante nel mondo somalo. Haidit, noi eravamo stati legati a Siad Barre per motivi che sappiamo, e quindi potevamo apparire come qualche cosa di contrario a quello che era la linea di tendenza e il risultato di quella sorta di rivoluzione che aveva portato al potere animale Haidit, ma soprattutto Haidit, perché Haidit era il capo degli Abergavir, era il capo di quelli che erano discesi dal bush, dalla savana, avevano occupato materialmente Mogadiscio. Quindi noi partiamo in questa condizione di difficoltà, ma giustamente la nostra politica impone con un atto di volontà che l'Italia sia presente, perché l'Italia non può essere assente per motivi storici, per motivi anche morali, dal luogo dove abbiamo avuto una storia precedente che è stata quella che è stata. E allora, quanto ha commentato l'ambasciatore sull'accoglimento, l'accoglienza poco gradita che c'è stata in un primo tempo, è stata una situazione che si è risolta rapidamente, perché noi dobbiamo ricordare che, a parte Siad Barre, con il quale noi avevamo cooperato, l'Italia ha una lunga storia in Somalia. I somali capiscono l'italiano, parlano l'italiano, i somali ci sono vicini. E questo è stato uno dei motivi, tra l'altro, per cui nei tempi successivi, come forse ci dirà qualcuno che era il loco, abbiamo avuto anche difficoltà con l'autorità americana, perché noi non solo eravamo maggiormente coscienti di quello che era il modo di essere dei somali, ma anche eravamo visti dai somali con uno spirito diverso. Quindi tutto quello che si è voluto costruire dopo sulle malefatte della Somalia, parola terribile che è stata usata dalla stampa in più occasioni, le malefatte della Somalia, è assolutamente qualcosa di falsato. Io ho avuto modo di parlare di questo anche in un'occasione importante, quando la commissione d'inchiesta sull'evento di Larga Alpi si riunì alla presenza di rappresentanti del Parlamento, e mi voglio parlare in maniera piuttosto forte su questo argomento, ed è strano che tutto quello che fu detto da me in quell'occasione non è mai apparso negli atti parlamentari. Sono stato cancellato, forse perché il mio atteggiamento polemico poteva turbare qualche più. Fatto sta che noi in breve tempo abbiamo acquistato la stima dei somali, lo posso dire anche proprio su base di esperienze personali, perché ho avuto modo, a parte la mia attività professionale, io ero sempre lì ad ascoltare le novità, perché avevo il figlio che andava girando, si è fatto 3.000 km in Somalia sulla blindo in quel periodo, quindi sapevo cosa significava per rischiare. E in più occasioni mi fu detto che all'arrivo degli italiani i somali sono stati sempre disponibili. Sulla strada imperiale si prendevano a sassate i mezzi che si muovevano. Quando erano italiani i capi dicevano: lasciate stare, sono italiani. Quindi il nostro comportamento, che fu quello delle colombe, non dei fatti, quando ci fu l'incidente principale che derivava dall'atteggiamento offensivo, che improvvisamente è per un cambiamento di fronte, l'amicizia, la stima, la dipendenza quasi degli americani con l'elite, si modificò, e è l'elite che era stato quello che aveva suggerito agli americani di non volere gli italiani, diventò il nemico numero uno degli americani stessi. E noi
E noi non accettavamo questa posizione perché ci rendevamo conto che non era quella la strada da seguire. C'è stato un periodo estremamente oscuro in quel momento là, perché tra l'altro ci fu un momento in cui il generale Lori, forse lo racconterà, era in condizione di consegnare la vita agli americani e non lo vogliono, non si capisce perché. Poi diventò, è stato tutto un periodo molto confuso e molto drammatico per la verità. Però dobbiamo ricordare una cosa che io ritengo sia di estrema importanza, adesso non scenderò nei dettagli perché è inutile rievocare, poi ci sarà qualcuno che lo farà meglio di me perché rappresenta il posto. Quando gli americani presero coscienza del grave errore che avevano commesso nella linea di condotta dura, di cui l'ammiraglio Howe certamente era il principale responsabile, nell'andar via ci dissero che forse gli italiani sarebbero potuti restare per portare a compimento quell'operazione che era partita con certe intenzioni, restaurò, restituire, ristaurare la speranza e che poi si era tradotta invece in una serie di massacri che non possiamo dimenticare. Bene, io ebbi modo di chiedere alla Farnesina, ma perché non restiamo? E mi fu data una risposta convincente. Le spese, perché certamente se l'Italia avesse assunto la responsabilità di tutta l'operazione lì con una sorta di protettorato, anche se questa parola dava fastidio in un periodo di decolonizzazione, la sola gestione del porto e dell'aeroporto comportava un impegno notevolissimo. E poi anche una questione di carattere politico nazionale che aveva un suo senso, nel senso che mi fu detto il governo Ciampi sta chiudendo, è in fase di conclusione, era un governo di transizione, uno dei tanti nostri governi di transizione. Non ci si può assumere un impegno che dovrebbe durare almeno 10 anni, sarebbe al di là di quelle che sono le capacità, è vero, le giuste capacità di questo governo che si sta concludendo. E noi siamo ritornati via dalla Somalia, ma dobbiamo farlo con la testa alta, perché noi abbiamo fatto veramente bene in tante occasioni e quei piccoli episodi poi gonfiati di persone che hanno sbagliato, perché 12.000 uomini sono passati per la Somalia, è chiaro che qualcuno poteva non essere perfetto, quei piccoli episodi vanno dimenticati, come ha avuto modo di ricordarci l'ammiraglio Venturoni, perché sono qualche cosa di assolutamente insignificante rispetto a quanto di positivo, di attivo, di efficace noi abbiamo fatto ad onta delle pressioni che venivano dall'alto, da questa volontà di Boutros Ghali di agire d'intesa con l'ammiraglio Howe per risolvere a cannonate qualche cosa che era nato come un'operazione umanitaria. Noi abbiamo mantenuto l'aspetto umanitario fino all'ultimo e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Grazie.